Ciao a tutti horrormaniaci e benvenuti ad un nuovo unboxing. Riuscirò a farvi quello di Suspiria di Dario Argento che avevo promesso tipo 300 video fa? Boh. Sta di fatto che è uscita questa nuova edizione della Casa Nera, che è un film di Wes Craven, ovvero il mio regista preferito. Fa parte della collana Midnight Classics. È un film che meriterebbe non più amore, perché comunque è generalmente molto apprezzato, ma meriterebbe di essere più conosciuto, perché non è particolarmente conosciuto in generale. Ovviamente, dato che si parla del mio regista preferito, io ce l'avevo già, a dire la verità. Quindi in questo video, più che altro, farò un confronto tra questa edizione e questa nuova. Sapete già quale delle due vincerà, comunque, anche solo guardandole così. Allora, qualitativamente parlando, il vecchio Blu-ray della Universal non fa faville, neanche per quanto riguarda l'audio, però non è malaccio e delude la totale assenza di contenuti speciali, non ce n'è mezzo. Poi delude anche il fatto che ci sia solamente il ridoppiaggio degli anni 2000 e non l'originale degli anni 90, cosa che ha fatto infuriare più o meno tutti. Invece la nuova edizione della Midnight ha entrambi i doppiaggi, l'originale degli anni 90 e il ridoppiaggio degli anni 2000. Si vede meglio perché è stato utilizzato un nuovo master che hanno usato anche per la Shout Factory e si sente decisamente meglio perché in questo caso la traccia audio è in HD mentre nel vecchio Blu-ray no. E poi al contrario del vecchio Blu-ray, nell'edizione della Midnight Factory ci sono 2 ore di contenuti speciali e in quello vecchio proprio 0. Sappiamo tutti perfettamente quale delle due edizioni è quella da consigliare, ecco. Il film in sé è davvero davvero una piccola perla da riscoprire. Penso che sia sicuramente uno dei film più riusciti di Wes Craven perché bilancia proprio perfettamente horror e commedia. Tratta anche temi molto molto seri, contemporanei. Sì, è davvero tanto divertente da guardare, è davvero uno spasso e quindi un'edizione del genere se la merita tutta. Grazie mille per aver guardato questo unboxing / confronto e noi ci vediamo al prossimo. Seguitemi anche su Instagram per recensioni, montaggi miei personali, novità, aggiornamenti e quant'altro. Grazie mille ancora e bye bye!